L'editoriale è presentato da... Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. L'editoriale di Guido Trombetti. Buongiorno. Allora, stamattina oggi vorrei discutere di due questioni abbastanza diverse tra loro. La prima riguarda un fastidioso accumulo, fastidioso per me, accumulo di critiche verso Lukaku che ho colto sui media e ascoltando radio locali di varia natura. Come se ci fosse improvvisamente alla sera alla mattina in circolazione un dubbio: ma Lukaku non è all'altezza, ma quando c'era Osimhen era un'altra cosa, se a Torino c'era Osimhen avremmo vinto. La cosa francamente mi disturba, la trovo inverosimile. In primis è tante omine, perché Osimhen se n'è andato perché se n'è voluto andare, nessuno l'ha cacciato, quindi, come diceva il cardinale Sepe, a Madonna l'accompagna. Secondo, potete mai pensare che Lukaku faccia un gol ogni domenica, chiudendo quindi il campionato a 34-35 gol? A me sembra pura follia. Se esaminate quello che è stato fino ad oggi il rendimento di questo giocatore, è entrato nella mezz'ora finale di una partita, ha fatto gol, la partita successiva ha fatto un gol e due assist, poi a Torino con la Juve effettivamente non ha giocato una gran partita. Devo dire che il lavoro sporco in copertura l'ha fatto anche senza tirarsi indietro in fase d'attacco al corpo a corpo col difensore juventino, che era uno che è uno dei più forti del campionato, però può fare certamente di meglio. Chiariamo, Lukaku ha due tipologie di movimenti nei quali è forte: quello del centravanti boa, che riceve palla, spalle alla porta e la smista, e quella dell'andare in progressione, perché lui è capace, nonostante il suo peso, la sua stazza, di infilarsi negli spazi, di trovare la profondità. Questa seconda caratteristica non si intravede ancora. Probabilmente c'è un ritardo di condizione atletica, ma da qui a cominciare a cantare il De Profundis mi sembra veramente fenomeno tipico di noi tifosi napoletani, che è una straordinaria capacità di autolesionismo. Ed io sinceramente a questo non ci sto. Per me Lukaku è un ottimo acquisto, e quello che conta di più, Lukaku è funzionale al gioco di Conte e nelle prime apparizioni ha fatto largamente, ma forse anche più che largamente, il suo dovere. Io conto che a fine stagione lui ci porti tra i 15 e i 18 gol, che sono un capitale al quale il Napoli non può rinunciare da parte della sua prima punta, per nutrire ambizioni di alta classifica. Quindi lasciate in pace Lukaku, dimenticatevi il nigeriano che non ci ha più voluto stare qui, se ne è voluto andare a tutti i costi, e guardiamo avanti. Guardando avanti, giovedì c'è la partita di Coppa Italia. Il Napoli non si può permettere di snobbare la Coppa Italia, è l'unico impegno alternativo al campionato che ha, ed è sempre e comunque un trofeo che il Napoli si può andare a giocare e, perché no, può anche puntare a vincerlo. Ho sentito, ho letto, francamente, anche qui in TV e su tutti i quotidiani di stamattina,
se si prepara un turnover nutritissimo, addirittura qualcuno dice che Toto Lobotka cambierà tutti. Non so, in difesa i centrali saranno Juan Jesus e Rafa Marin, i due esterni saranno Mazzocchi e Spinazzola, addirittura a centrocampo giocherebbero Gilmour e Lobotka, e in avanti Raspadori, dietro Neres, Simeone e Conce. Questa classe, questa squadra, questa formazione, dato io, vale zero come previsione. L'ho letta, l'ho vista, scritta da qualche parte, ve l'ho ripetuta, ma non me ne assumo la responsabilità. Ovviamente, quando tu hai un allenatore come Conte, di fronte a qualunque scelta, non puoi che stare lì a guardarla con ottimismo, perché l'uomo è un grandissimo stratega della panchina, un grandissimo motivatore, un tecnico tra i più forti del mondo. Quindi mettersi qui a criticarlo, fa bene o fa male, rischia di essere ridicoli. È evidente, questo è evidente a tutti, secondo me anche allo stesso Conte, che in una scelta del genere ci sono dei rischi, nel senso che il Napoli non si può permettere di non vincere contro il Palermo. Il Napoli deve andare avanti in Coppa Italia, e una squadra composta da giocatori che insieme non hanno mai giocato sostanzialmente, certamente è esposta a dei rischi, certamente. E per esempio, faccio un'altra osservazione, sarebbe importantissimo vedere quanto vale Rafa Marin. Il Napoli ha due centrali, Rachmani e Buongiorno, ma non ha nessuna alternativa. Se uno dei due ha un raffreddore, chi gioca? Juan Jesus, quod Deus avestat. E allora chi gioca? Rafa Marin può essere una possibilità, ma se io lo testo nell'ambito di una formazione tutta inventata da zero, non è detto che questo ragazzo non corra dei rischi e che la sua prestazione non sia poi alla fine significativa. Una volta messo lì dentro una difesa oggettivamente debole, però lo ripeto, io in queste prime giornate ho avuto conferma di quanto già immaginavo e sapevo: Conte è una persona di tale intelligenza tattica e di tale abilità gestionale che non si può che guardare con favore e con ottimismo alle sue mosse. Buona giornata a tutti. L'editoriale di Guido Trombetti. L'editoriale è stato presentato da Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. Un calcio alla radio, terzo tempo.